Ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 23 settembre a Rivaroro ci sarà un evento che animerà la città. Vivi Rivaroro 160 e ne parliamo con l'assessore Helen Ghirmu e con il presidente della Proloco Claudio Vota. Benvenuti. Grazie, grazie mille. Grazie, bentrovati. Helen, Vivi Rivaroro 160, un titolo che già fa capire che l'occasione è i 160 anni della città di Rivaroro. Sì, continuano i festeggiamenti per il 160esimo che come amministrazione abbiamo voluto declinare nei momenti più importanti per la città e cade infatti questo Vivi Rivaroro 160 nei festeggiamenti del nostro santo patrono San Michele. La volontà in questa occasione dell'amministrazione con la collaborazione assolutamente entusiasta della Proloco è stata quella di pensare a una manifestazione che promuovesse il territorio, la nostra Rivarolo e quindi da qui il Vivi Rivaroro che è anche il nome del nostro distretto urbano del commercio, declinandola sotto tante sfaccettature. Sì, quindi un far conoscere quello che è un fiore all'occhiello della città, che è appunto il commercio e non solo. Non solo commercio, sicuramente ci sarà un momento molto speciale, anche atteso, perché in qualche modo avremmo voluto già vederne una prima edizione in primavera, ma il meteo non ce l'ha concesso, quindi speriamo, dita incrociate per sabato, avremo un momento molto interessante con i nostri commercianti, organizzato dai nostri commercianti con questa sfilata, che aprirà prima con un momento dedicato al food e quindi un vero e proprio esercizio che abbiamo chiesto ai nostri gelatieri rivarolesi perché provassero a immaginare un gelato, un prodotto che potesse raccontare Rivarolo e il Canavese utilizzando le nostre materie prime. Quindi alle 16 apertura degli stand che insomma inaugureremo con la nostra Proloco che da sempre si occupa di promuovere prodotti del territorio, il territorio, la città, sia dal punto di vista enogastronomico che culturale, quindi non poteva che essere protagonista della manifestazione insieme a noi. E poi con la regia di Marco Nicolino di Buone Sano, che avremo occasione di sentire veramente con un'energia esplosiva, per creare diciamo un contesto in cui conoscere i prodotti della tradizione ma in una chiave un pochettino più contemporanea e con delle rivisitazioni particolari. Quindi dopo il Festival del Gelato di Rivara, che invece è più nazionale, conosceremo i gelatieri di Rivarolo, quindi un'occasione per loro di far scoprire noi gusti e la loro arte. Assolutamente sì, e devo anche assolutamente ringraziare il sindaco Roberto Andriollo con cui in qualche modo è anche nata l'idea di continuare a raccontare il gelato nel nostro canavese e devo dire che si è fatto subito promotore entusiasta e ha appoggiato la manifestazione e speriamo di averlo tra di noi, ma so che è un impegno familiare quindi spero riesca a venire a trovarci. Perché sì, ecco, Rivara ci ha fatto conoscere veramente a livello nazionale dei maestri gelatieri veramente eccezionali, ma l'idea che abbiamo avuto anche con Marco è raccontiamo anche i nostri gelatieri, raccontiamo anche il nostro territorio e sfruttiamo tutte quelle materie prime che spesso diamo per scontate, ci chiediamo ma chissà cosa abbiamo di particolare a Rivarolo, ebbene ci sarà da divertirsi perché abbiamo veramente tantissimi prodotti da raccontare e forse Claudio racconterà meglio di me anche il bellissimo coinvolgimento dei produttori che si sentono partecipi di questo processo sia per quello che riguarda la materia prima nei gelati sia poi per il gioiellino che mi piace definire così dell'aperitivo che seguirà e quindi è una scommessa tutta locale insomma. Quindi Claudio, addentriamoci nel programma e nella giornata, dalle 16, sotto l'allea di Rivarolo. Sì, l'abbiamo pensata in questo modo, chiamandola Vivi Rivarolo, come l'assessore ha detto, volevamo un po' creare una festa per Rivarolo. E infatti il sottotitolo è Moda, Food, Gelato e Sport,
perché abbiamo cercato di mettere un po' i fiori all'occhiello della città di Rivarolo, di presentarli cercando di fare venire a Rivarolo le persone, quindi di accogliere nel modo migliore possibile. Quando l'amministrazione, che ringrazio, Elen sta lavorando tantissimo per questa manifestazione come assessore, ci ha proposto di collaborare, abbiamo detto sì, perché Pro Loco noi abitualmente promuoviamo i prodotti del territorio e promuoviamo la città di Rivarolo, vogliamo farla conoscere, e abbiamo cercato di mettere assieme diverse anime, come già stato detto, e il programma va dal pomeriggio dalle 16 fino alla sera, nel senso che dalle 16 saranno aperti gli stand dove si potrà degustare il gelato, alle 16:30 c'è la sfilata di moda, alle 18:30 c'è un po' la chicca della serata, il bijou, il cadeau, se vogliamo dire, che possiamo dare, offrire a chi viene, perché c'è questo Ape Rivarolo 160. Allora, abbiamo deciso di ospitare 160 persone che possono degustare questo aperitivo, che è fatto a più mani, nel senso che ci sono alcuni gelatieri di Rivarolo che compongono dei piatti assieme a un ristoratore che ci dà una mano, assieme a noi della Pro Loco. C'è un bel menù, abbiamo invitato a partecipare a questo aperitivo i maestri del gusto, lo slow food e i produttori locali, e quindi è venuto fuori un bel po' di piatti buoni che sarà possibile, come dire, degustare. La raccomandazione è quella di prenotarsi allo 0124 42 42 60 oppure scrivendo su proloco@rivarolo.it, perché essendo i posti limitati non ci sarà posto per tutti, ecco. I primi 160 fortunati che prenotano avranno modo di degustare questo menù. E poi la serata continuerà dopo con la partecipazione dei gelatieri, che sveleranno un po' delle chicche, e qui Marco secondo me è più adatto a presentare questa parte, perché, come dire, lo riguarda di più loro. Diciamo che è un bel insieme di tante cose che faranno sicuramente un bel pomeriggio a Rivarolo. Sì, la serata sarà appunto la curiosità sui gelati e con la presenza di una nutrizionista, se non erro. Sì. E sarà presente durante l'aperitivo anche Masterchef Christian Passeri? Sì, quello è stato un invito, è stato un contatto proprio voluto e cercato da Marco Nicolino, che farà un piatto dell'aperitivo in collaborazione con Marco Nicolino, con una farina particolare che anche lì delle nostre zone. Racconto solo questa chicca perché voglio ringraziare anche tutti i produttori che ci seguono sempre. Serviva questa tipologia di farina per fare degli esperimenti, per fare questo piatto. Allora, questa farina viene raccolta, il mais viene raccolto dopo la vendemmia. In realtà il produttore che è andato appositamente nel campo a comprarlo, l'ha macinata e ieri l'ha portata Marco Nicolino, che con Christian Passeri sta lavorando su questa farina. No, solo per dire che effettivamente anche i produttori che invitiamo ci tengono a fare bella figura. Noi sicuramente ci teniamo a fare bella figura e sarà sicuramente una bella serata su Rivarolo. È un po' una prima puntata, perché poi è pensata questo evento anche come un susseguirsi di appuntamenti, in modo tale da costituire un po', diciamo, dei prodotti, un po' rinfrescare quello che è il deco comunale. Ecco, e l'idea è un po' quella di dare un taglio un po' particolare, nel senso di dire: c'è a disposizione questo su Rivarolo che è particolare per Rivarolo, e in modo tale che possa essere magari anche avere una promozione quando, non so, Pro Loco va in giro in altri paesi, porta
quel prodotto lì per far conoscere Rivarolo anche tramite quel prodotto. Ecco. Sì, quindi una serie di eventi che vanno a valorizzare quello che è appunto il prodotto rivarolese e territoriale, e che verrà anche esportato, fatto conoscere altrove. Certo, so. Certo. Io so che tu hai un menù. Sì. Vogliamo... E sono sicura che tutti sono curiosi. Sì, sono curiosi di sentire questo menù. Io lo farei leggere all'assessore, perché secondo me... Facciamo tipo un gatto, vediamo se la so. No, nel senso che è più brava. Ah, di sì? Me e quindi adesso proviamo a non leggere, poi ogni tanto butto giù l'occhio, perché ci stiamo lavorando talmente tanto sopra che ormai ci sembra di averli già degustati. E allora ci sarà una partenza con davvero un piatto tipico della tradizione, il capunet, su un letto di piattella canavesana. A seguire riprenderemo anche il tomino, che è di nuovo uno dei simboli, degli emblemi del nostro territorio, che sarà servito con i grissini De Martini, tra l'altro altro maestro del gusto, e con un gastronomico al peperone realizzato da una delle nostre gelaterie di punta rivarolesi. A seguire Proloco tornerà a farci degustare un piatto che ha costruito in realtà già tempo addietro, proprio insieme a Marco Nicolino, quindi in tempi assolutamente non sospetti, e quindi ce lo ripropongono, perché era una degustazione che era avvenuta all'interno di una mostra, quindi un evento abbastanza riservato. Lo ripropongono, lo riportano in piazza, salam patata con gelato al porro, quindi di nuovo un gelato gastronomico proposto di nuovo da una delle nostre fantastiche gelaterie, e per chiudere poi con la meliga di Christian Passeri su congelato allo zabaione, e un dolce alla nocciola, il piemontesino, della pasticceria Ruffatto. Tutti questi piatti saranno accompagnati da una degustazione di vini, peraltro, e quindi di nuovo un ringraziamento, mi unisco ai ringraziamenti di Claudio, perché questo menù è realizzato grazie veramente alla partecipazione dei produttori, che appena sono stati contattati si sono rivelati davvero partecipi ed entusiasti di esserci. E non vogliamo rivelare troppo, abbiamo piacere di raccontarli e di dar spazio a loro durante la serata del pomeriggio, la serata di perché sabato. Perché si racconteranno, cioè durante l'aperitivo, ti interrompo per dire questo, saranno presenti, sono stati invitati, saranno presenti e racconteranno un po', oltre la loro storia, anche l'idea del piatto fatto con il ristoratore, piuttosto che con la Proloco, piuttosto che col gelatiere. Quindi saranno presenti, ed è una anche delle sorprese, che durante l'aperitivo non sarà solo servito, ma verrà anche spiegato e presentato il piatto, e perché magari è venuto fuori questo piatto, e quali materie prime si sono utilizzate per fare questo piatto. Sì, quindi è una degustazione guidata, in modo da poter conoscere. È una degustazione guidata, ci sarà il posto per sedersi, quindi sarà servita da seduti, no, non con il tavolo avanti perché non c'è lo spazio fisico, ma da seduti. Quindi si starà comodamente seduti e si potrà anche godere del fatto che, oltre a gustare, verrà anche spiegato come è nata l'idea di quel gusto che si sta percependo con i sensi, ecco, diciamo così. Sì, considerando che ci sono piatti particolari. Molto particolari. E dobbiamo ringraziare per questo, poi avrà modo lui di raccontare, veramente anche Marco Nicolino, perché ha veramente condotto una direzione artistica di questa fase del menù veramente eccezionale. Quindi andando a parlare con i produttori, chiamando i produttori insieme a Proloco, andando a confrontarsi per la preparazione, proprio per andare a creare un fil rouge che renda questo momento davvero, davvero particolare. Quindi anche per questo poi la partecipazione della nutrizionista ci riempirà di curiosità e anche di chicche sulla dieta pazzesca. Io sono ancora segnata da alcune cose che ho scoperto, ma le scopriremo insieme sabato. Ed è proprio anche il bello di questa manifestazione, perché
diamo spesso davvero, lo ripeto, troppo per scontato alcuni prodotti che siamo abituati a vedere tutti i giorni, ma perché arriva da fuori sono eccezionali. Quindi raccontarne anche un po' la storia, quello che c'è dietro, le produzioni, quando si fa la farina di mais, perché i tempi, sono veramente tutti momenti che ci riportano anche un po' a contatto con la tradizione. Penso che sia una chiave importante di lettura della manifestazione. E poi negozi anche aperti fino alle 23, quindi diciamo movimento in città. Esatto. Movimento in città, e a proposito di movimento, il 23 inizia la settimana europea dello sport, motivo per cui insomma abbiamo il piacere, anche se poi ci sarà una serata dedicata a loro, al conferimento del testimonial dello sport più avanti, ma avremo modo e occasione di portare in piazza e far conoscere anche i nostri atleti, alcuni degli atleti che hanno deciso di partecipare, di farsi conoscere, di raccontare un po' le avventure estive. Ci sono stati dei risultati importanti per Rivarolo, delle partecipazioni anche di rilievo e di alto livello, che abbiamo un po' piacere di raccontare anche fuori dal circuito sportivo. Quindi quest'idea di creare delle commissioni, come diceva Claudio bene prima, Vivi Rivarolo lo viviamo a 360 gradi, ed è per questo che questo nome ci è particolarmente piaciuto, ci ha particolarmente convinto. Infatti questo era l'anello mancante, perché abbiamo detto food, moda e mancava lo sport, e questo sarà dopo la sfilata di moda. Sì, ci sarà in realtà subito dopo la sfilata un saluto degli sportivi, poi l'aperitivo e poi addirittura qualche dimostrazione, qualche momento veramente interessante. Quindi tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Tutto nuovo e tutto da scoprire. Quindi non resta che invitare la gente a venire sabato 23 settembre a Rivarolo. Ti aspettiamo, imperdibile. Esatto, viviamo Rivarolo. Vivi Rivarolo 160, sabato 23 settembre sotto l'allea di Corso Torino a partire dalle 16, e continuate a seguire BTV News. Buon proseguimento.